Come ti senti? Che diavolo te ne importa? Chiedevo solo, Bill. Vuoi saperlo? Te lo dirò. Tu guardi un uomo che stasera non sta camminando in una valle oscura, ci sta andando al galoppo. Nel frattempo l'impresa che lui ha costruito con le sue mani e la sua testa è stata requisita da due furfanti di bassa lega e... Ah già, quasi dimenticavo. Mia figlia si è innamorata della morte. E io mi sono innamorato di tua figlia. Ridillo. Sono innamorato di tua figlia e la porto via con me stanotte. Tu cosa? Mi hai sentito bene, Bill. Tu non porti Susan da nessuna parte. Comunque, che cosa vuol dire? C'era un patto. E mi dispiace. Susan è mia figlia, ha una vita meravigliosa davanti. Tu vuoi privarla di questo e vieni a dirmi che ti dispiace? Beh, mi rincresce. Scuse non accettate. Non mi interessa, Bill. Io l'amo. Facile per te. Prendi quello che vuoi perché ti fa piacere. Non è amore. E che cos'è? Un'inconsulta infatuazione che per il momento hai voglia di concederti. Manca tutto ciò che più conta. Sarebbe cosa? Fiducia, responsabilità, assumerti il peso delle scelte e dei sentimenti, passare il resto della vita tenendo fede a questi e soprattutto non ferire l'oggetto del tuo amore. Così è questo l'amore secondo William Parrish. Moltiplicalo all'infinito, portalo negli abissi dell'eternità e vedrai appena uno spiraglio di quello di cui parlo. Erano parole mie. Sono mie ora. Bill, Susan vuole venire con me. Lei mi ama. Ti ama? Chi sei tu? Le hai detto chi sei? No. Sa dove sta andando? Eh? Vedi, Susan ha provato un sentimento per quel povero figlio di puttana di cui hai preso il corpo. Il resto è solo una conseguenza. Tu dici di amarla, ma non sai cos'è l'amore. Lei ti ama, però non sa chi sei. Tu fai un patto e vieni meno. Il bilancio finale, Joe, è che sconvolgi la sua anima e ne sei consapevole. Non mi piace quello che dici. Non mi riguarda più quello che ti piace o che non ti piace. Mi stai rubando mia figlia e non te lo permetterò. Non me lo permetterai. No, non te lo permetterò. Mi stai minacciando. Sì, è quello che spero. Già. Ho amato Susan dal momento in cui è nata e la amo sempre con lo stesso affetto. Quello che sogno è un uomo che la scopra e che lei scopra un uomo che sappia amarla, che sia degno di lei, che sia di questo mondo, di questo tempo, che abbia la grazia, la compassione e la forza di starle accanto mentre lei avanza in questa bella cosa chiamata vita. Ora basta! La sola cosa che so è quello che voglio, e quello che voglio è Susan. E alla fine io avrò lei e lei avrà me. È così che le cose si metteranno. E non c'è niente che tu possa fare. Perché sei venuto a raccontarmelo, Joe? Sei il pezzo da 90, il più grande di tutti. Non devi chiedermi il permesso, ma lo stai facendo. E lo sai perché? Perché in qualche modo ti sei trasformato in un bravo ragazzo e sai che tutto questo è sbagliato. Non so cosa farai, ma... Come può questo essere amore? Non sa neanche chi sei. Perché non glielo dici? Mettila alla prova, vedi cosa accade. Rivela tutto quello che c'è da sapere su di te e lascia che la roulette giri come capita. Intesi? Bene, io ce l'ho messa tutta. Vorrei poterti dire di dormirci sopra.